quando noi al mattino apriamo la finestra e i balconi, apriamo una pagina di storia. Da qualunque parte volgono i nostri occhi, noi vediamo una pagina di storia. In una sala Zancaner gremita di gente come non mai, venerdì 2 febbraio 2018 è stato presentato a Segusino il film documentario storico dal titolo I cinque giorni che salvarono l'Italia. Il film, una produzione del Centro Culturale di Quero, con la regia di Doriano Dalla Piazza, racconta ciò che sui libri di scuola non si trova, ovvero i fatti avvenuti nei territori del Feltrino e del Basso Feltrino, tra il Monte Grappa ed il Piave, durante la Prima Guerra Mondiale. Perché ha deciso di fare questo film? Allora, fare questo documentario per passione, per conoscenza, ma specialmente per l'esigenza di portare su un documentario ciò che era già scritto sui libri, ma a conoscenza di pochi addetti ai lavori. In questo modo abbiamo fatto sintesi e permesso anche a chi generalmente non legge i libri di storia di conoscere cosa realmente è successo nei nostri paesi e specialmente il contesto nel quale si è decisa la Prima Guerra Mondiale, perché qui si è decisa la Prima Guerra Mondiale almeno per quanto riguarda il fronte italiano e di questo pochissimi ne sono a conoscenza. La serata, proposta dal Comune di Segusino assieme alle associazioni Pro Loco, Drio Garastella, Amici del Presepio e Gruppo Alpini, ha tenuto col fiato sospeso per quasi due ore le tante persone arrivate per l'occasione. Nell'oscurità i fucili sono inutili. Baionette italiane contro pugnali bosniaci. Critica, molto critica, si fa invece la situazione a destra. Serata stupenda. È un'emozione vedere tante persone che partecipano, ma specialmente che rimangono attenti e concentrati per un'ora e mezza su un documentario. Quindi c'è grande passione per la conoscenza dei fatti che sono accaduti durante la Prima Guerra Mondiale. E quindi nessuna retorica, però conoscenza, partecipazione, informazione, emozione e poi si esce da una sala, si guardano le montagne e si comprende cosa è successo su queste montagne. È aprire una finestra, aprire una pagina di storia. Sul tagliamento oggi non ci sono cannoni. Che arriveranno addirittura minaccia della fucilazione. È l'alba del 14 novembre 1917. Temperatura meno 10. Un lavoro meticoloso, durato oltre un anno di riprese tra le nostre montagne, maestralmente sceneggiato da repentini cambi di immagine e di campo, ma con un filo conduttore lineare che ha visto i tanti attori raccontare i fatti di quei giorni di 100 anni fa. Per realizzarlo, grande collaborazione, in primis Bruno Alessandro, la voce dell'ispettore Derrick, Giuseppe Casagrande, ex caporedattore della RAI, della serie di Bolzano e anche di Venezia. Interessante la collaborazione di Paolo Pozzato, storico, che più di ogni altro ha approfondito le vicende della Prima Guerra Mondiale sul Monte Grappa, poi Davide Pegoraro, Luca Turchetto e Fabio Malacrida. Più dopo, interessantissimo l'apporto di altre persone che hanno fornito supporto logistico, le difficoltà nel registrare là dove sono successi i fatti. Quindi, la battaglia sul Monte Tomatico l'abbiamo illustrata sul Monte Tomatico, accanto alla croce del Monte Tomatico. Ovviamente con tutte le difficoltà di registrare con il vento, con problemi di luce e tutto quello che ci sta dietro, insomma. Quindi per pochi minuti siamo andati su più di una decina di volte in cima al Tomatico con le attrezzature pur di registrare e raccontare i fatti esattamente là dove sono accaduti. Le mitragliatrici italiane sparano, sparano e sparano ancora. Molte persone hanno piacere di portarsi a casa il ricordo di un'emozione vissuta durante la proiezione di questo documentario, perché è un documentario che non solo racconta ma anche emoziona. Il capire ad esempio come gli avvenimenti hanno travolto dei ragazzi uccisi fuori della porta di una chiesa, perché non si poteva uccidere dentro di una chiesa, dà il senso della drammaticità di una guerra. E qui si trattava di ragazzi di 20 anni ustionati che stavano morendo. Un colpo di pistola, non sappiamo se era crudeltà,
nell'uccidere un prigioniero, oppure pietà nell'accorciare un'agonia. Questo è in sintesi quanto riporta nelle sue memorie generali. Successo che ha sicuramente ripagato le fatiche degli autori del film, ma anche degli organizzatori della serata. In un anno, questo, a cavallo tra il 2017 e il 2018, che ha visto Segusino, come tutti gli altri paesi della conca del Basso Feltrino, alternarsi in una serie di importanti eventi a ricordo della triste storia della Prima Guerra Mondiale. Per capire cos'è la pace, non servono i libri. Chiedete a qualcuno che ha visto e vissuto l'ultimo giorno di guerra.